Ben trovati e benvenuti a Junior Chef, la rubrica settimanale culinaria dove gli studenti, gli allievi nonché i futuri chef prepareranno dei piatti. Nel corso delle varie puntate vedremo anche le varie proposte, le varianti che ci proporranno, in modo che anche noi impareremo qualcosa. Il tutto capitanati da lui, già lo conoscete, il professore Dino Ciccarelli. Oggi parliamo, rimaniamo sempre sulla regina d'Italia, ossia la pasta. Oggi la vedremo alla carbonara. Qui sono un po' discordanti le origini. Certo. Abbiamo varie versioni di questa carbonara. Certo, l'arrivo prima dicevo negli Appennini, il professore diceva no, non è negli Appennini. Sì, non è proprio negli Appennini, ovvero sia. Parliamo di questo piatto che molti lo definiscono di provenienza abruzzese, dal famoso caciova abruzzese, altri dagli americani che sbarcarono qui e con il loro bacon e la polvere di uovo rosso. Sì. Quindi, quando arrivarono gli alleati, certo, quindi arrivò il bacon e l'uovo anche in polvere. In polvere, certo, polvere di uovo rosso. Molti l'attribuiscono dei partenopei, altri il cibo povero dei carbonai, da qua carbonara. È un po' mista e varia, visto che mista e varia, poi dai ragazzi accetteremo qualche variante, non si è dito. Vedremo okay, delle varianti. Adesso però cerchiamo di fare quella più classica qui a Roma, che è semplicissima, acqua senza sale, guanciale soffritto e bagnato a piacere o con goccio di vino o con goccio d'acqua per bloccarne la cottura, pasta al dente, si manteca in padella col fuoco acceso, dopodiché vi si versa l'uovo, già premiscelato con un po' di pecorino e pepe. Una volta premiscelato si rimette sul fuoco, perché noi dobbiamo lavorare l'uovo cotto anche per dei problemi, ecco, di HACCP e di sicurezza, perché insomma l'uovo cotto, la salmonella. Vediamo anche gli errori da non fare, perché spesso a casa ci viene anche un po' a stracciatella, no, e la stracciatella tanti è vietata, errori è vietata. Vietata, quindi vediamo subito gli ingredienti, li abbiamo visti, passiamo all'esecuzione. Certo. Ciao, io sono Francesca Palumbo. Io sono Arianna Salsa, frequentiamo il quinto anno di scuola superiore alberghiera e da grande io punto a diventare uno chef. Anch'io punto a diventare uno chef. Ciao, mi chiamo Laura Di Pietro. Ciao, mi chiamo Arianna Matteucci. E frequentiamo il quinto anno dell'istituto alberghiera e da grandi vorremmo aprire un ristorante insieme. Dobbiamo fare questo carbonara. Allora, chi lavora? Sono due coppie che fanno un piatto di carbonara. Ok, quindi consigliatevi anche un attimo tra di voi. Cerchiamo di andare avanti. La prima coppia è formata da Arianna e Laura. E Laura, la seconda? Francesca e Arianna. Arianna, prego. Allora, buttiamo la pasta. Con il tempo di cottura della pasta dobbiamo eseguire il piatto. Successiva alla presentazione, e poi la presentazione è fatta bene, poi noi assaggiamo e daremo la valutazione della presentazione, dell'esecuzione, ok, e chiaramente del gusto. Buon lavoro. Grazie. Deve toccare le dita e si deve sentire il coltello. Ok, quando saranno più esperti riusciranno a tagliare sentendo il coltello anche senza guardare. Io difatti adesso guardo te, Alessandra, e ti guardo in faccia. No, io prendo paura a vedere perché che tu noi possiamo mi guardi, tagliare senza paura. Guardare il coltello, perché noi lo sentiamo. Hanno buttato la pasta e messo un filo d'olio, professore, va messo? Sì, in questo caso va messo, perché a dispetto della matriciana noi abbiamo bisogno di un po' più di grasso per fare un'emulsione dopo che abbiamo messo la pasta, mentre per la matriciana per l'emulsione siamo più facilitati dal fatto che abbiamo del pomodoro che, essendo ricco di zucchero, crea meglio l'emulsione, altrimenti diventa stracciatella.
l'errore che facciamo spesso, adesso lo andremo a vedere proprio nel dettaglio. Però professore, a differenza magari di altre coppie che abbiamo visto nelle puntate precedenti, qua lei interviene un po' di più, va addirittura... No, dai, non sono raccomandati. Che stanno facendo? No, però stanno sbagliando qualcosa. Sì, lì praticamente avevano messo il vino e qui era già evaporato e continuava a friggere, quindi diciamo di avere un po' di guanciale troppo croccante. Allora ho detto di bloccare ulteriormente con un goccio d'acqua e scaldare la padella del vino. Stanno preparando l'uovo, la mistura dell'uovo col pepe e il pecorino. Poi un paio di voi, di quelli che sono rimasti senza fare niente, preparano una carbonara per tutti noi. Stanno pronti per fare comunque gli assaggiatori e giudicare quale coppia ha vinto. Più che vincitrice qua, noi vi diamo tutti gli elementi, le differenze per farvi votare a voi sulla pagina Facebook di Roma Capitale TV, perché la coppia, il piatto che vincerà poi andrà avanti in finale con un premio finale alla fine del format. Lo ricordo sempre, è possibile vedere le repliche anche sul canale YouTube Gourmand e sulla pagina Facebook sempre di Canale 88, che è Roma Capitale TV. Ricordiamo è della coppia Arianna e Laura. Adesso vediamo cosa dicono per dare maggiori dettagli e votare anche sulla pagina Facebook Roma Capitale TV e la coppia Laura Arianna. E le differenze le vedremo tra pochissimo. Adesso andiamo a vedere intanto il piatto finale, il risultato finale dell'altra coppia, Arianna e Francesca. Intanto potete procedere con l'assaggio e dopo capiremo le varie differenze, anche perché si invertirà la giuria di Junior Chef. Tra loro già ci sono stati dei commenti, però facciamoli invertire. Allora, adesso ad assaggi ultimati potete iniziare a dire le caratteristiche. Allora, guarda, io come mantecatura e cremosità della pasta preferisco quell'altra, e anche come sapore, anche forse perché magari è un po' più pepata, un po' più carbonara, un po' più, diciamo, come diceva la tradizione dei carbonari, un po' più nera. Preferisce quella della coppia Arianna-Laura. E io concordo con lui, anche io. Sento questa pasta un po' più al dente rispetto all'altra, e si sentono più i sapori in quell'altra rispetto a questa. Quindi i sapori sono esaltati proprio nell'altra. Come più persistente. Qui siamo quasi all'unanimità, un po' preoccupante insomma per la coppia Arianna e Francesca. Se andiamo a sentire l'altro tavolo. Questa pasta, secondo penso tutti noi, batte all'unanimità quell'altra.
anche se in quella la pasta è più al dente, però questa qui appunto è più pepata, si sente molto di più il sapore, cioè sa di carbonara proprio. Quindi l'aspetto estetico Arianna Francesca, l'aspetto prettamente legato al gusto sembra quasi all'unanimità Arianna Laura. Vi ricordo di votare, adesso avete tutti gli elementi: estetico, impiattamento, gusto, sapore molto al dente o più pepata o più insomma mantecata. Avete tutti gli aspetti per votare sulla pagina Facebook Roma Capitale TV, il piatto, la coppia o il singolo futuro chef che riceverà più voti riceverà un premio finale. Vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento alla prossima puntata di Junior Chef. Arrivederci.